e con la Not in Song di MGK The Return. Sto qui, gufo. Sembrerebbe davvero brutto per questo confronto. E eccola qui, vicino a ring, Randy Sharon a fare da intermediare, diciamo, tra i due. Here we are for the first NRWF challenge. Ladies and gentlemen, for the first ever NRWS, we let you to be part of the show. Cause they could choose the winner of this challenge, who is going to convince the fans who will preach. Please welcome to El Saddam and Gufo. El Saddam, please come here. Il Saddam è, come ci ricordano i nostri colleghi, come ci ricorda Jimmy Nathan, è davvero un mostro gigantesco, inoltre è islamico, perciò farà di tutto per di far prevalere la forza della religione islamica. Staremo a vedere. Il Saddam, il suo approccio con i fan, non credo che sarà molto positivo nei confronti dei fan. Il Saddam, my name is Saddam, and in your eyes I just see fear to go on, fear to face the truth, fear to be afraid, and not dare to convince anyone. I want shatter everything, and now you see fear. My mask brings out fear, and you are my main food. I am hungry and used to live on your tears and your breath taking away. I love that. I love being what you fear. I love being your nightmare, cause you would hate that. You would hate the truth of your days. Oh mio Dio, questo è Saddam, è tutt'altro che stupido. È di più, mamma mia. Non ho parole. Sentiamo la risposta di Gufo. E invece qui abbiamo il Gufo, dopo l'entrata di scena di El Saddam. Did you understand that? The freak's whole nature. Sincerely, I understood just one thing of him. Fear. But personally, I don't need a mask to be afraid. You think you scare me? I don't know who you think you are, El Saddam, or where you came from. But I warn you, tonight, nobody will scare for a simple white mask, and nobody will remind you words. All the fans want someone better than you, someone to support, not someone that hides himself through the mask. Even if nobody knows anything about you, about your life, and about you, meet you. So my fans, will you vote me? If you do that, I'll be satisfied, and I'm gonna prove you are not on the wrong foot. And that's a promise.
giunti al nostro main event, che vedrà Zetul contro Dedo. Zetul che insomma verrà accompagnato, sarà accompagnato da Alexandra, con la quale sembra avere un'ottima relazione. Non sono fidanzati, ma ci manca poco probabilmente. Il vincitore di questo nostro main event andrà settimana prossima nella contest settimanale contro Robbie the Fresh in un freestyle contest. Sarebbe bello vedere Zetul contro Robbie the Fresh a reppare, o Dedo stesso, anche se Dedo sa abbastanza reppare. Ma innanzitutto questa sera soprattutto scopriremo le reali abilità di Zetul in un match così importante. Manca soltanto l'ingresso del lottatore più esperto di questa stagione di New Year Wrestling Star, ovvero Dedo. Il Logan ha fatto le cose in grande stile, eh? È un nuovo tipo di ingresso da parte di Dedo. Questo è forte però. Beh, sicuramente la tecnica, l'abilità nel ring ce l'ha, e anche col microfono. Però mancano i risultati più importanti, che oggi devono arrivare a tutti i costi. Può procedere dunque con il nostro main event, Dedo contro Zetul. Il vincitore di questo main event non solo conquisterà 5 punti importanti, l'altro ne perderà 2, ma andrà la prossima settimana contro Robbie the Fresh in una rap freestyle contest. Beh sì, ricordiamo che il vincitore dunque conquisterà 5 punti, mentre ne verranno tolti 2 a chi perderà il match. Beh, già abbiamo 5 punti Robbie the Fresh e Tommy Striscia, sarebbe bello anche vedere un altro face con Dedo per poter iniziare al meglio questa stagione. Però insomma Zetul è accompagnato da Alexandra, e inoltre è molto forte. E qua attenzione! Che manovra, una sorta di Monty a Baltimore, Monty New York, più New York sarebbe. Questa è la parte di Zetul, è un ragazzo davvero molto capace questo. Veramente la sua arroganza gli offusca molto le sue abilità. Però sicuramente Dedo deve stare attento, perché altrimenti non può arrivare nulla dal buco. Intanto lo manda giù e c'è Alexandra lì. E Zetul gli dice qualcosa. Qui Dedo però ha la possibilità di riprendersi. C'è sempre Alexandra lì di mezzo. Zetul, una serie di pugni. Però prende un altro pugno chiuso stavolta. Qui Dedo forse si è riparato. Bello belli, proprio vicino ai gradini d'acciaio però. Dario sta adocchiando Alexandra, e non è che faccia male, però dico, sta adocchiando Alexandra proprio perché deve stare attento che non interferisca. Infatti non lo fa. Non disprezza la parte del lottatore amato dei fan, mentre Zetul è veramente odiato. Non ho mai visto un atleta così odiato, se non Rosen Demon o Bassi anni passato. Veramente Zetul ancora di più, attenzione! Che manovra! C'è una spira, una spallata terrificante! L'ha fatto volare contro le transenne, e Dedo era all'interno del ring prima. Questa manovra pazzesca di Zetul. Già due manovre veramente fantastiche, mentre per Dedo da registrare solo un balletto di belli, ma niente di che insomma. Non ha da lui insomma. Zetul prima, serve un calcio dritto al costato
Ma Dedo qui lo prende, ecco la sua prima manovra, un po' di slam con gomito sotto al braccio, con gomito sotto la schiena, proprio per imprimere un maggior potenza e dolore ovviamente al nemico. Dedo è molto più tecnico, lo vediamo. Zetulla però è forte, lo sappiamo, Zetulla è furbo, è potente fisicamente, è alto, quindi può solamente sfruttare la sua maggiore intelligenza nei confronti di un Dedo che magari vuole fare bella figura. Attenzione con Alexandra, uno schiaffone, forse non l'ha visto perché si sta interessando a Zetulla. Dedo per fortuna si ristabilisce. E qua belli più belli, ma che match tra questi due. Body slam qua non particolare, body slam più normale che c'è, che ci sia, quello di Zetulla, ma è efficace. Dedo però qui non ci sta, ancora Dedo, è stavolta lui a prendere la via migliore con un vertical suplex. Bel match tra questi due. Zetulla qui, scambio ravvicinato, lo vince Dedo ovviamente, è molto più abile tra i pugni rispetto alla rivale. E attenzione, perché Dedo qui va col leader contro con Alexandra. Qui Zetulla non l'ha visto, per fortuna penso lo stesso Dedo, altrimenti sarebbe impazzito. Attenzione qui Dedo, una spiera all'angolo, terrificante qui Dedo. E poi il drop to face crusher, bella manovra. Sono 8 contendenti, di cui 2 faranno ogni settimana a turno ovviamente per quanto riguarda il contest. Poi dipende, perché potrebbe essere anche che Robin Refresh invece 2 volte lo faccia 3 volte il contest, insomma questo non è che è proprio a turno. Attenzione qui, Alexandra va a colpire Dedo e l'arma non l'ha vista ancora, e Zetulla ne approfitta. Armbar, sì, armbara, ottima armbara, ma Dedo qui tocca le corde e si divincola molto bene, mentre Alexandra qui rischia la squalifica. Vuole aiutare a tutti i costi Zetulla, ma così facendo sta rischiando anche la squalifica per lui. Infatti viene, attenzione, viene squalificata Alexandra, viene squalificata. Forse Dedo l'ha visto. E attenzione, non ci credo, Dedo Clash, il conflitto di Dedo, il conflitto di Dedo lo può chiudere, lo può chiudere. Ah, ci mette un po' troppo forse. Attenzione, 1, 2, ah, appena 2, solo 2. Però attenzione, perché Zetulla ora è senza Alexandra. E vediamo qui, attenzione, che manovra da parte di Zetulla, che poi tentava una manovra offensiva, ma Dedo è stato molto bravo qui. Va con il braccio destro, ma viene respinto da un flying back chop, da un back chop di Zetulla, che però non va a segno con la sua migliore manovra. E va a segno ancora con la Dedo Clash. Dedo, eh sì, però non lo schiena. Attenzione, attenzione, perché Zetulla potrebbe entrare adesso la Wheel Driver. Attenzione qui, dita negli occhi. Attenzione, un back chop, un drop kick altissimo, prende la ricorsa Zetulla. Attenzione, fa segno con un flying back chop. Ed attenzione, perché ora è pronto a chiudere il match, è pronto a chiudere il match. Ma c'è Dedo qui che lo respinge, spinning in face armad suplex. Fai lo schieramento Dedo, fai lo schieramento. Prima una serie di cazzottoni. Bravo Dedo, bravo Dedo. Ed ora devi chiudere il match. Belli tu belli, sei ottima manovra. Ed ora arriverà la Dedo Splash. No, Zetulla si alza. E attenzione, attenzione, che fa qui? La Wheel Driver. Eh sì, la Wheel Driver ragazzi, la Wheel Driver, la manovra finale di Zetulla.